Ciao a tutti, io sono Floriana e oggi prepareremo insieme una ricetta tipica dell'estate siciliana, le melanzane imbottite, che qui chiamiamo miliciano mottunate. È una ricetta molto semplice ma davvero super gustosa. Io ve la propongo nella versione tipica della mia zona, del palermitano, come le ho sempre preparate io, ovvero riempite con del caciocavallo semistagionato o stagionato, della menta fresca, aglio, sale e pepe. Nel tempo però ho scoperto che ci sono anche delle altre varianti, c'è chi aggiunge anche delle acciughe in pezzetti o addirittura del pan grattato aromatizzato. Io vi mostro la mia versione, voi ovviamente raccontatemi la vostra. È un piatto davvero super buono, da scarpetta, da accompagnare con del pane fresco. In più vi do un consiglio, se vi avanza del sughetto, conservatelo per il giorno dopo e utilizzatelo per condire degli spaghetti. Vedrete il risultato. Quindi dai, iniziamo a prepararla insieme. Iniziamo la preparazione partendo dagli ingredienti che ci serviranno per riempire le nostre melanzane. Quindi iniziamo dal caciocavallo, in questo caso del caciocavallo semistagionato che dovremmo ridurre in piccoli tocchetti. In questo modo. Dedichiamoci quindi agli spicchi d'aglio che dovremo dividere in fettine più piccole. Ridurremo in pezzi ancora più piccoli a seconda dei nostri gusti. Al sale aggiungiamo ora del pepe nero nella quantità che più preferite, a seconda di quanto volete rendere piccanti le vostre melanzane. È il momento della menta fresca. Dopo averla lavata dovremo ridurla in foglie. Dedichiamoci ora alle melanzane. Serviranno delle melanzane nere piccole. Eliminiamo il peduncolo. Continueremo in questo modo con tutte le melanzane a nostra disposizione, quindi eliminiamo il peduncolo, le parti laterali ed eccole pronte. Le laveremo ora sotto acqua fredda corrente. A questo punto possiamo imbottire le nostre melanzane, quindi facciamo 4 tagli ai lati delle melanzane, cercando di aprire col coltello così da creare una tasca. All'interno di ogni tasca aggiungeremo i vari ingredienti. Aggiungiamo quindi il composto di sale e pepe, il tocchetto di formaggio, l'aglio nella quantità che preferite e la menta, cercando di spingere bene in fondo. Continuiamo quindi riempendo tutte le tasche. Aggiungiamo sempre sale e pepe, il tocchetto di formaggio spingendolo bene in fondo, l'aglio e le foglie di menta. E continuiamo così fino a quando avremo imbottito tutte le tasche create precedentemente. Eccola qui la nostra melanzana ben imbottita. Una volta imbottite tutte le melanzane dovremo passarle all'interno di una padella con dell'olio extravergine d'oliva. Le dovremo rigirare più e più volte fino a farle leggermente dorare su tutta la superficie. In questo modo. Continuiamo in questo modo per circa 5 minuti. A questo punto possiamo tuffare le nostre melanzane imbottite nella salsa di pomodoro. Immergeremo per bene le melanzane nella salsa di pomodoro, copriamo con un coperchio e facciamo così proseguire la cottura a fiamma lenta per circa mezz'ora, 45 minuti. Ed eccole qui, le nostre miliciano ammuttunate. Colorate, profumatissime, ma soprattutto con un ripieno filante davvero irresistibile. Da provare! Vi lascio ora il riepilogo di tutti gli ingredienti.
Alla prossima! La trovi su tuorlorosso.it.